Scommetto che non sapevi dell'esistenza della corrida in Giappone. Per la precisione parliamo di Tōgyū, ovvero combattimento tra tori. Sabato è stata inaugurata la stagione dei combattimenti nel villaggio di Yamakoshi, prefettura di Niigata. Per inciso sono 5 le prefetture che hanno questo tipo di combattimenti. In questo caso specifico di Niigata parliamo di Ushinotsunotsuki, che potremmo tradurre dicendo scornarsi dei tori. Di base questi animali del peso di una tonnellata si scontrano violentemente tra loro davanti agli spettatori che riempiono l'arena. Sabato c'erano circa 1500 persone ad assistere. Coloro che circondano i tori sono chiamati Seiko. Il loro compito è di gridare ed esortare i tori a combattere. Il pubblico applaude con entusiasmo mentre osserva i combattimenti di questi animali mastodontici svolgersi davanti ai loro occhi. Una bambina che veniva dalla prefettura di Chiba, intervistata, ha detto: "Sono rimasta sorpresa dalla loro potenza", mentre una signora ha detto: "Io mi sono commossa pensando che qualcosa di simile esista in Giappone". Chi va a questi eventi è ingenuamente affascinato dalla bellezza dei tori. Personalmente ho difficoltà ad additare queste persone come insensibili sui temi del maltrattamento degli animali, perché di questo parliamo. 20 anni fa in queste zone ci fu il terribile terremoto del Chōetsu, era il 2004. E comunque il combattimento dei tori a Yamakoshi è sopravvissuto al terremoto e quest'anno continuerà fino a novembre. Nella maggior parte dei Tōgyū nelle varie prefetture il tempo di combattimento è illimitato e il vincitore viene determinato con una semplice regola: chi scappa, perde. L'eccezione è proprio questo Ushinotsunotsuki che abbiamo visto, dove la partita si conclude sempre con un pareggio. E questo è fatto per evitare che i tori si facciano male. Però quest'occhio di riguardo avviene solo qua. Negli altri Tōgyū i tori se le danno di santa ragione. Qualche voce contro queste pratiche ogni tanto si sente, per carità. Ma mi lascia ancora molto perplesso il perché il combattimento dei cani, per esempio, sia stato reso illegale, mentre questo dei tori invece prosegue. Fino a che punto possiamo giustificare qualcosa solo in nome della tradizione?